Sono Ornella, autrice del blog Gialla Tre Fornelli, e oggi prepareremo insieme tre panini con i mini burger di bovino freschi Montana. Ogni panino sarà caratterizzato da un sapore della mia terra: la caponata di melanzane, la marmellata di arance di Sicilia e i pistacchi di Bronte. E tre formaggi tipici: la ricotta salata, il ragusano e la tuma. Per la caponata occorrono una melanzana, un po' di sedano, una cipolla, del pomodoro, olive verdi, capperi, aceto, zucchero, olio, sale e pepe. Per prima cosa tagliamo le melanzane a cubetti, le mettiamo in ammollo in acqua e sale, le scoliamo e poi le friggiamo. Tagliamo il sedano e la cipolla grossolanamente e li mettiamo ad appassire in padella con un filo d'olio. A metà cottura aggiungiamo le melanzane precedentemente fritte, le olive, i capperi ed il pomodoro. A cottura quasi ultimata aggiungiamo zucchero e aceto e lasciamo cuocere per altri 2 minuti. Mentre la caponata riposa, prepariamo le zucchine grigliate. Per il secondo panino ricaviamo una fetta di finocchio a misura di mini burger e condiamola. E ora per l'ultimo panino prepariamo un pesto con i pistacchi di Bronte. Siamo pronti per cuocere i nostri mini burger. I mini burger di bovino freschi Montana cuociono in 7-8 minuti girandoli spesso. E adesso non ci resta che preparare i nostri panini. Iniziamo col primo panino. Per prima cosa mettiamo la fetta di finocchio, poi il mini burger, il ragusano, la marmellata di arance e un tocco in più col finocchietto selvatico. Iniziamo il secondo panino con qualche fogliolina di songino o valeriana, il mini burger, una fetta di tuma e un cucchiaino di pesto di pistacchi. Prepariamo il terzo panino. Mettiamo qualche zucchina, il mini burger, un po' di caponata e la ricotta salata. E voi con quale iniziereste?